letteralmente tradotto significa torta su un cammino, walk, camminare, cake e torta. E quindi la nostra idea è stata appunto quella di fare un percorso itinerante per tutte le eccellenze della regione e prendere l'ispirazione. Abbiamo visitato Urbino, abbiamo visitato il Palazzo Ducale, abbiamo visitato l'ISIA, che è l'Università del Design, dentro questo ex convento Santa Chiara che è stato restaurato da poco, bellissimo. Quindi tutto il gruppo, non solo noi, ha visitato le bellezze di Urbino e grazie al Duca Federico di Montefeltro loro hanno preso l'ispirazione grazie a tutti i dipinti, a tutte le decorazioni delle porte, delle finestre, e poi da questa ispirazione l'hanno cercata di riportarla nelle torte. E un'altra cosa importante che premevo dire che questa è una classe mista, ci sono americani e italiani, c'erano due olandesi che sono anche partiti oggi, e è anche un incontro culturale tra ovviamente le due sponde dell'Oceano Atlantico, tra Italia e America, e diciamo che gli americani sono rimasti molto molto colpiti di tutte le bellezze che abbiamo qua, e mentre gli italiani invece sono stati molto felici di poter collaborare con Margaret, che è un'artista internazionale. Ecco, Margaret.